L'Isernia di Pierluigi De Bellis si conferma quarta forza del torneo di eccellenza e abbatte le velleità dei giovani dell'Ururi senza particolari patemi allo stadio Lancellotta. Mattatore della giornata, neanche a dirlo, Nicola Panico, autore dei 3 dei 5 gol biancocelesti. La cronaca, al decimo Petrone viene abbattuto dai difensori in casacca giallorossa all'interno dell'area. Nessun dubbio per Aurisano della sezione di Campobasso. Dal dischetto Panico è una sentenza, 1-0 Isernia. Al minuto 13, discesa dell'esterno di Giulio che calibra un traversone forte e preciso dal fianco destro sulla testa del suo centravanti. Silvestri deve inchinarsi per la seconda volta, colpito sul palo più lontano. Ma non è ancora finita la foga dei padroni di casa. 2 minuti più tardi, da azione d'angolo, la zampata sotto misura è quella di Pasquale Di Lullo che firma il 3-0. La partita è giunta appena al quarto d'ora, ma è praticamente già archiviata dai padroni di casa. Volenterosi i ragazzi dell'Aurora che si vedono per la prima volta solo dopo il 30esimo, ma è irregolare la posizione di Ferramosca dinanzi al portiere Amoroso. Ripresa, Isernia sugli scudi al minuto numero 8, Petrone appostato sul primo palo, si fa applaudire per l'inzuccata di testa, si salva questa volta Silvestri. L'11 di Mister Pompilio si rivede più tardi con Ferramosca che si eleva più di tutti sul calcio piazzato di Marino, obiettivo mancato. Petrone sguscia via, fondo campo al 18esimo, occasione che da due passi Panico non si lascia sfuggire per la quaterna dei giocatori biancocelesti. A metà dei secondi 45 minuti arriva la cinquina, sfonda a sinistra questa volta Barile. Petrone si fa trovare pronto e impallina l'incolpevole Silvestri con un bel gesto tecnico sotto la traversa. C'è ancora spazio per vedere Vitale subentrato a Panico, lanciato a rete. Il giovane attaccante nella prateria dell'Ururi alza il mirino e non infierisce come avrebbe voluto. L'Isernia è ispirata, sciolta e con una precisa identità. Avversari troppo lacunosi ed inesperti per cercare punti contro una macchina da gol come quella dei Pentri.